episodio, quindi andiamo al dall'alto. Io vorrei che voi guardaste il joystick lì. Che metto di vita di gamma si prende sposta. Perché metto di fare? Guarda questo joystick di merda, dai. Dunque ragazzi, è una serata particolare, perché come avete visto dalla brevissima intro, io stavo preparando l'episodio di Carriera per domani, quando ad un certo punto Noxer mi ha inviato un messaggio dicendomi di controllare la mia mail. Ebbene, io nella mail ho trovato un file, un video, che è questo qui che voi state vedendo a schermo, e io non so assolutamente di cosa si parla. All'interno di questo, cioè lo immagino di cosa si parla di me, grazie LK. Però è una cosa che non ha mai fatto nessuno, quindi ragazzi, adesso noi andiamo a guardare insieme questa cosa. Allora, premetto che io sono una persona molto sensibile, ok? E c'è il rischio che mi emozioni di fronte a una cosa del genere. Però bando alle ciance, ciancio alle bande, mettiamoci le cuffie e niente. Andiamo a vedere il video. Questo... Signore e signori, benvenuti sul mio canale. Questo sono io. Quest'oggi siamo pronti ad iniziare la carriera allenatore su FIFA 14. Ma dai, raga, che bello. Quindi ovviamente c'è grande attesa per questo inizio. Aspettate un attimo. Domenica 13 ottobre 2013. Primo video sul canale. Ebbene sì, il 16 ottobre 2013 hai pubblicato il tuo primo video. Video che tratta della carriera allenatore di FIFA. Serie che, anche oggi, dopo 3 anni su YouTube, caratterizza principalmente il tuo canale. Ho preso delle ispezioni dei tuoi video per crearti questo piccolo montaggio per ricordarti il fantastico percorso che hai intrapreso su questo canale. Spero che ti piaccia. Auguri ancora per i 10.000 iscritti, Fede. Bella ragazzi, mille. E bentrovati sul mio canale. Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo primo episodio della nuova carriera allenatore. Bella ragazzi, la Madonna. Questo speciale 100 iscritti su no! 5 con Claudio. In particolare il primo che faccio con Claudio GTA, e quindi ovviamente sono anche un no, po' voglio sentire la voce di Claudio, dai. A 100 iscritti anche in poco tempo, per me che comunque sono nuovo, tra virgolette, di YouTube. Cioè, 100 iscritti, ragazzi. Bella ragazzi, ben trovati finalmente in questo primo vero episodio delle FAQ. Bella ragazzi, benvenuti in questo mio vlog, se così vogliamo chiamarlo. Bella ragazzi e bentornati sul mio canale. Bella ragazzi e bentrovati in questo leggete il nome, leggete speciale 500 iscritti. Questo video è durato un'ora è durato. La smadonnona. Sempre di più. E sì, anche questo con Claudio. Per seguirmi con l'affetto che dimostrate e le varie stronzate che si dicono in queste circostanze. Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo primo video del 2014. No, beh, io non mi scuso. Che senso, scusa? Io la canzone non la canto. No, perché? Ma dai, ma l'hanno chiesto, Claudio, non mi fa così, dai, l'abbiamo deciso. No, non mi interessa. Caro Mirko, io non sono Bocelli e lui non è Giorgia. E poi tra l'altro anche il contrario non potete fare. Tra l'altro. Quindi vuoi vederti la canzone, ascoltartela, noi non la cantiamo, te la prendi in culo. Vabbè dai, tranquillamente. Vabbè, però c'ha ragione, cioè non ci possiamo sputtanare così, Mirko, mi dispiace tanto. Volevo ringraziarvi di cuore per i 1000 iscritti. Voi iscritti, continuate, ragazzi, mi raccomando, a sostenermi, a lasciare... È editato malissimo sto video, cioè l'idea era bella, però l'ho editato malissimo. Per il canale, migliorare io stesso innanzitutto. Bella ragazzi e ben ritrovati sul mio canale, oggi comincia la... nuova carriera. Dai, mo che te sei inventato. Quanto era forte Enigma Rocket League, ragazzi. Penso. Teo. Questo è il primo raduno che avevamo fatto. Fighting to create a song.
perfetto comunque rivedere tutte queste cose, no? Perché la musica si sta abbassando? Federico Marconi, finalmente sei arrivato alla soglia incredibile di 10.000 iscritti. Sono stato, diciamo, non me ne vanto, però è una bella cosa. Sono stato uno dei tuoi primi iscritti, addirittura ti seguo dalle origini, dalla carriera della Fiorentina. Mi ricordo che ti hanno pure esonerato, quindi ragazzi, complimenti a Federico, un mio grande amico. Mi fa veramente molto piacere perché appunto sono stato uno dei primi che l'ho seguito appunto. E mi fa davvero piacere perché questo è un ragazzo che merita su YouTube. E adesso andiamo dentro con i 20k. Federico, non mollare. Dai, 50k. Ciao amico. Grazie amico mio. Ciao Fede, sono anch'io qui per farti grande gli auguri Lazzo per i tuoi 10.000 iscritti. Quindi davvero tantissimi complimenti. Ci siamo conosciuti quest'inverno a quel torneo lì, ora non mi ricordo neanche più come si la chiama. La Winter Cup. Mi è subito apparso come che è andata amico male della. Quindi Fede, complimenti ancora, da realizzato tutto. Bella. Sapete ragazzi, è proprio nelle piccole cose che si riesce a trovare la felicità, il sorriso, la gioia. E credo che quest'oggi Federico, sia proprio felice. Ma non ve lo dico perché ha raggiunto i 10.000 iscritti, ma perché ha raggiunto un suo sogno, lo ha realizzato. Può sembrare piccolo letto oggi, ma quando ha iniziato, 10.000 iscritti, sì, era un grande numero. E raggiungerlo è stato per lui un sogno realizzato. Sono contento di averlo conosciuto perché in lui ho intravisto tanta passione, tanta dedizione, tanto che tempo class messo su YouTube, che equivale a metterlo a disposizione di tante persone, quindi a rendersi utile per altri. Cioè, immaginatevi un ragazzo triste che ha avuto una giornata di merda, va a guardarsi un suo video e riesce a sorridere. Cioè, sono cose bellissime. YouTube questo lo può trasmettere. E ringrazio Federico perché io da fan, da suo amico, guardo i suoi video e riesco ad immortalarmi in lui. Questa e a vivere le sue emozioni questa con la bellissima sua carriera, i suoi video. E questo rende orgogliosi. E quindi Fede, oggi tu devi essere uno degli uomini più felici del mondo. Sono contento che tu abbia raggiunto questo traguardo proprio a luglio, perché a Roma sì, me l'aveva detto, più o meno avevi 6.000 iscritti. Me l'aveva detto, ragazzi. Tu entro luglio raggiungerai 10.000 iscritti. E tu scettico mi risposi no, ma che è già tanto che ci arriverò alla fine dell'anno. Magari. E oggi eccoci qua a festeggiare i tuoi 10.000 iscritti. È strana la vita, no? Però io quando te l'ho detto sapevo che ci arrivavi, perché tu meriti questo. Tu meriti ancora di più. Il tuo tempo, la tua passione, il tuo lavoro, finalmente oggi è stato ripagato. Ma non solo perché hai raggiunto i 10.000, ma perché ti stai rendendo veramente conto di quello che hai tirato su. Mi raccomando, continua così, non fermarti, questo è solamente un punto di partenza, lo so che lo dicono tutti, ma è verso così l'infinito. Dai. Ciao Fede, sono Usard e sono qui sul tuo grande canale. La droga! Viva la droga! Sono iscritti davvero tantissimo, auguri. So che gli aspettavi questi 10.000 iscritti, aspetta che mi giro perché qua c'è la bellissima cucina. Lui è il primo, che mi ha fatto gli auguri per i 10.000. È un grande, non lo scorderò. È il primo. Buone Federico, che Zello, grande. Però ciao Federico, oggi sono qui sotto la per farti i miei sentitissimi auguri per il raggiungimento dei 10.000 iscritti, una quota molto importante, anzi importanterrima per il tuo cammino su YouTube. E so perché sarà solo uno dei tuoi primissimi traguardi. Veramente complimentoni, perché comunque ci sono passato anche io e so per certo che è uno dei traguardi più importanti che uno youtuber si pone davanti. Ti ripeto, questo qua sarà solo uno dei tuoi primi. Adesso che comunque è una cosa un pochino più personale, dato che hai preso Ronaldo alla Roma, che cosa puoi fare? Guarda, se mi vuoi fare un favore, compra anche Messi, magari un parametro zero, qualcosina, magari quando sarà vecchio che sarà una merda, però compralo, fallo per me, fallo per te. Perché? Adesso ti i miei auguri e niente. Bella. Spad. Me coglioni. 10.000 iscritti. Non stiamo scherzando, cazzo. 10.000 iscritti. Stavo per dire. Bella, potresti riempire qualcosa, però adesso non mi viene in mente niente di 10.000. Allora, per dire, sono veramente contento. Hai raggiunto una cifra
enorme che comunque sono sicuro che tu ne riuscirai a raggiungere altre di cifre, perché lo so, stai tranquillo che meriti tantissimo. Comunque tu sei una persona d'oro, sei un pezzo di pane. Pensai che dicevo pezzo di merda, però no, non sei un pezzo di merda. Non pensavo. Adesso io ti sto parlando da amico e non da conoscente di YouTube. No, noi comunque siamo amici, ci sentiamo, non spesso, anche perché io ho smesso su YouTube, come già sai, non so se poi tornerò, però adesso non dobbiamo parlare di torna. Oltre a pensare a queste cose, penso anche che sei un gran YouTuber, meriti davvero tanto, come già detto prima. Per esempio io sono un tuo grande fan, nel senso che non mi perdo mai in nessun tuo video, la carriera è tutto perché... Non mi perdo mai. Devo essere il primo a vederla, perché cazzo è fantastica. Grazie. Quindi, niente. Oggi te la usci, però mi sa che... Auguri, ti mando i miei più sentiti auguri. Adesso io sto registrando perché me l'ha detto Carlotta e Noxer. Quindi tu molto probabilmente non saprai che io sto registrando per te, perché evidentemente è una sorpresa. Ho finito, ho detto tutto. Quindi io passo la parola al prossimo, che sarà in questo video. E niente, noi ci sentiamo poi. Bello. Ciao Fede, prima di tutto volevo congratularmi con te per queste 10.000 persone sul canale. Ci conosciamo già da un paio di mesi grazie al raduno, ma dopo un po' di tempo abbiamo iniziato a conoscerci e ho capito che persona sei. Ma merda. Già te l'avrò detto, ma sei la stessa persona che vedo quando guardo i tuoi video. Può sembrare scontata come frase. Me l'ha scritto sotto allo speciale. Quindi ormai non potremo più dire Rod tu PewDiePie, ma Rod tu Fede Marconi. Vabbè, da girare. Intanto raggiungerai altri traguardi. Spero di rifare qualche video insieme a te su GTA Compagnia di Spade, perché ci siamo divertiti un botto. Un saluto, Bomber. Bella Fede, ci conosciamo, ci siamo visti un po' a Romix. Complimentoni per i 10k, mi raccomando, continua così. Io so che sei un buon romanista, te le faccio con la maglia di Tutto Sport e il giornale peggiore del mondo. Un saluto al vostro padre. Ciao Fede, augurissimi per i 10k da parte di un Tony Tubo che sta al lavoro e si è andato a imboscare per farti questa clip. Ti volevo fare tantissimi auguri, Federico, per questo traguardo, che è uno dei tanti che farai, perché voglio sei in gamba. Da Tony Tubo un bacione, sempre forte Federico, ciao. Grazie, bello. Grazie Tony, grazie. Un salutone a Fede Marconi. Purtroppo sono condizioni ti vedo scandalose, perché se non lo sapevi sono paralizzato metà faccia, ma questo non importa. Che dire, davvero tantissimi auguri per i tuoi 10.000 iscritti. E che dire, ci siamo visti anche a Roma, ci siamo visti a Milano nelle fiere e ci conosciamo abbastanza bene. Sono davvero contento per questo traguardo. Salutone, ciao. Grande, Dav. Premetto che sono rosso come un peperone perché sono rientrato praticamente da 5 minuti dal mare. Quindi adesso ti sto facendo questo video perché sei arrivato finalmente a quei cazzo di 10k che volevi da tantissimo. Io ti auguro il meglio e ti auguro altri 3.000 di questi traguardi. Noi 3.000 sono pochi, raga, 13.000. Cioè già sta 11.000. Abbiamo condiviso un viaggio, la registrazione dal campo, tanta roba. Abbiamo condiviso tantissime cose insieme. Io spero di condividerne oltre a YouTube. Quindi io ti auguro un bel continuo su YouTube, su questa fantastica piattaforma, e noi naturalmente ci risentiamo. Ciao Fede. Ciao Tommy. Ok, sì, tutto bello, cose carine e dolci, ma cioè, se non ci sta Nox era inutile sto video. Comunque Fede, spero che questa piccola sorpresa che ti ho fatto ti sia piaciuta. Io non so, cioè ti avrò... io non so, cioè ti avrò fatti gli auguri più o meno, non so, un milione di volte. E quindi questa sarà, giuro, l'ultima volta che te la farò. E niente, auguri Fede. Ciao. Grazie. E adesso cosa manca? È finito così. Che dire? Non lo so, sono un po' sorpreso e meravigliato ovviamente. Però in realtà qualcosa da dire c'è. C'è da dire un grazie enorme a tutti quelli che hanno partecipato a questo video.
un grazie speciale va a Carlotta Noxer, che ha avuto l'idea. E è un'amica, la conosco da ormai penso più di 5 anni, quindi da parecchio tempo, perché andiamo anche a scuola insieme, lei è un anno più piccola di me. Non posso non dirvi di passare dal suo canale, perché tra l'altro è anche molto brava nell'editing, fa bei video, e non esattamente la mia tipologia di video, però fa video divertenti, e quindi passateci ragazzi. Ma qui sotto in descrizione, perché se lo meritano tutti quanti, troverete tutti i canali della gente che mi ha fatto gli auguri, della gente che ha partecipato a questo video e mi ha fatto quasi commuovere. Ragazzi, grazie a tutti, un bacione veramente a tutti, vi amo, perché avete fatto una cosa che, come ha detto Bella FIFA, non è banale, sembra banale ma in realtà fa sempre molto piacere. Grazie a tutti, grazie veramente a tutti. E voi che non avete partecipato, ma che so che pensate assolutamente le stesse cose e che mi supportate sempre tutti i giorni o quasi, comunque nei commenti, grazie, grazie veramente a tutti. Adesso potrei andare avanti a grazie per tutta la serata, perché è la prima cosa che mi viene in mente. Non ci fermiamo ragazzi, andiamo avanti. Lo speciale dei 10.000 ve l'ho fatto, ovviamente ve l'ho caricato qualche giorno fa. Questo non è lo speciale 10.000, forse un secondo speciale, ma comunque anche questo è un video speciale. Comunque ragazzi, il video è finito, io spero che vi sia piaciuto, a me molto, a me veramente molto. E per cui niente, vi do appuntamento con i prossimi video e bella raga. Please don't go.